Buongiorno a tutti. Questa notte abbiamo dormito molto male perché pioveva tantissimo e faceva un sacco di rumore. Colazione molto veloce perché poi ci rimettiamo a studiare / a lavorare. Siamo venuti in un centro commerciale per fare la lavanderia. Questa volta la facciamo con un autolavaggio perché non c'è sole e non riusciremo a farla normalmente. E abbiamo fatto anche una selezione sulle cose da lavare, altrimenti per Sara avremmo lavato tutto. In questo centro commerciale c'è questa lavanderia automatica ed entrando ci sono tutte le lavatrici in base a chili. 18 kg 8 euro, 14 kg 7 euro, 11 kg 5 euro. Nel lavaggio è compreso ammorbidente e detersivo. Qui c'è l'asciugatrice che costa 2 euro 14 minuti. Visto che Sara non è molto convinta dei nostri chilaggi, facciamo la lavatrice più alta così stiamo sicuri. Guarda, è un po' sporco. Però se avessimo fatto tutto questo noi ci avremmo impiegato almeno 5 ore considerando l'asciugamento di tutto. E ovviamente potete selezionare anche il programma. Abbiamo rapido freddo, rapido 30 gradi, 60 gradi, delicati. Proprio come se fosse a casa vostra. Siamo pronti. Abbiamo deciso 30 gradi. 5, 6, 7 e 8. Ciao vestiti. Ma quindi prima volta. Non ce la posso normale, no? Speriamo di no. Siamo nel supermercato in un momento veramente sbagliato, ovvero a mezzogiorno, quando ti inizia a venire fame e ti trovi di fronte. Questo è un cibo tipico, lo dovremmo provare. 8 fornetti, guarda, sì. Sono belli, 3 euro. Lavaggio effettuato. Mettiamo tutto dentro l'asciugatrice. Sara attentissima, non si fida di questa asciugatrice, sta pregando che siano venuti bene, preghiamo il Signore. Ci troviamo in un parco, lavanderia fatta. Sara non è molto soddisfatta perché dice che i vestiti non sono venuti troppo bene e alcuni puzzano. Secondo me l'ammorbidente non era buono, il detersivo neanche, perché molte macchie non sono andate via, quindi io sono veramente insoddisfatta di tutto. Ora però è ora di mangiare perché è tardi. Buon appetito! Ragazzi, comunque noi abbiamo comprato al Mercadona un tonno da un chilo. Un chilo di tonno in aceto di girasole, 6,70 euro. Che abbiamo sempre mangiato. Oggi volevamo mangiare. Praticamente questo è un tonno all'olio che non abbiamo messo in frigo. Ne ho mangiato un cucchiaio. Abbiamo sentito che è andato a malissimo. Infatti puzzava tantissimo. E ora sto malissimo. Ho un mal di pancia che... Poi capirai te, uomo, che soffri per qualsiasi cosa. Cioè, io guardami che sto in forma. Io ne ho mangiato di più. Ora mi riprenderò. Ora ci facciamo una bella passeggiata per digerire, sperando che così stia meglio. In questa busta c'è il tonno che puzza tantissimo. Quello che mi ha fatto star male. C'è la bomba. Ma guarda che bel parco di qua. Questo è il parco per digerire dopo aver avuto un'intossicazione mia, alimentare da tonno. Quanto sei esagerato. E per non c'è un per rendere niente, per niente, sta zitto. Per dai. Tanto ste parti non le metto. Hai assaggiato un po' di tonno? Sto male veramente da un adesso. Adesso tu stai facendo tutta la parte della malata. Ti giuro se Dio, Per rendere il tutto più entusiasmante, ho mangiato mezzo Danilo ha rischiato la morte. Sì, ho mangiato mezza cipolla cruda. Il mio stomaco. Ancora il cestino non l'abbiamo trovato, ma abbiamo trovato questo, che è tipo un tronco. Sì, qui. Guarda quella. Quella è bella proprio. Per farvi capire, guardate Sara quanto è piccolina. Ciao amore. Ciao. Tienila Sara. Ok, basta, ti puoi spostare. Ah. Sei pronta per l'esplosione nucleare? Comunque forse ho parcheggiato un po' male. Spesa post pranzo, così non compriamo niente perché io ho il mal di pancia. 45 euro di spesa, ma abbiamo comprato davvero tante robe buone, tanta carne, tante cene. Fortuna che siamo venuti dopo pranzo, io sono venuto pure col mal di pancia. Siamo a Playa della Grieca e ci siamo parcheggiati a fianco questo museo a cielo aperto. Guardate che roba. Un po' bizzarro. Ma è il suo perché. Questa è la playa, anche detto spiaggia in italiano. Questo fiumiciattolo in cui presumo ci siano gli scarichi delle case, perché si sente un odorino abbastanza pesante. E ora andremo qui giù. Qui. Teletrasportati nel sentiero. Guardate che spettacolo. Bellissimo. La cosa bella di questa regione è che un sacco verde ha questi promontori sul mare, sulle scogliere. E queste passeggiate nelle pignette fantastiche. In questo video lanceremo una sfida. Noi oggi abbiamo fatto spesa per comprare poche cose, in realtà ne abbiamo comprate tante. Quindi abbiamo deciso che per i prossimi giorni, fino a lunedì, noi non potremo andare nei supermercati, a meno che non si deve comprare l'acqua. Ci aiuta anche il fatto che in Spagna supermercati grandi, ma anche piccini, sono chiusi il sabato e domenica. Maggiormente la domenica. No, anche il sabato pomeriggio, sì. Da loro il weekend inizia il sabato, inizia il venerdì in realtà. Ok. Per cui ancora più sfida. No, in realtà questo è un punto a favore, perché non ci possiamo andare.
e ovviamente lasciate un like per questa super sfida. Eravamo arrivati in questo posto, stavamo aspettando per mostrarvi la bellezza e ha iniziato a diluviare ancora. Siamo un po' stanchi e sconcertati, non ce la facciamo veramente più. Tra l'altro stasera avevamo una cena da fuori. Da fuori, da fuorissimo, perché se la facciamo qui dentro no, non si può. La situazione è molto critica, il tempo ci sta mettendo a dura prova. In questo momento Sara sta cucinando il pollo, abbiamo cambiato la nostra cena perché altrimenti impuzziamo tutto il vanno, giusto? Esatto. Stiamo seriamente pensando di andare o al sud della Spagna, ma poi lì abbiamo paura di non sapere che fare, nel senso che se non surfiamo... Oppure di continuare a rimanere qui fino a che non ritorniamo in Italia, solo che abbiamo paura di beccare solo pioggia. Secondo me continua a diluviare perché lui si è fatto la barba, cosa che non faceva da una vita. No, nella disperazione ho detto ma sì, facciamoci la barba. Cenetta molto triste, doveva essere una super cena, ma è andata così. Rimaniamo positivi, ci rifaremo, ci rifaremo. Stiamo ancora piangendo dalla serie. Ti abbiamo messo una serie TV e Sara si è emozionata. Buongiorno amici. Caffè in cottura e sempre qui dall'Asturia. Guardate che giornatina. Che spettacolo di giornata. Ma a noi non ci interessa e siamo positivi. In questo momento Danilo è andato a fare il check delle onde, quindi a vedere se le onde sono buone per surfare. Intanto io mi metto a studiare, così ottimizziamo i tempi. Il mio programma è quello di fare 15 pagine al giorno, che sembra semplice, in realtà alcune sono difficili, quindi ogni tanto mi ci vuole di più. Però ora inizio, ci vediamo tra poco. Le onde non sono un granché. Ora facciamo colazione con yogurt greco, marmellata, questo yogurt che dovevamo finirlo, e un po' di spirulina di Food Spring, che non è altro che una farina da mescolare nell'acqua e nello yogurt, piena di minerali e vitamine e cose essenziali. E profuma di cocco. Basare il proprio viaggio sulle onde non è molto semplice, perché bisogna sempre costantemente vedere le previsioni. Infatti sono costantemente a guardare tutte le previsioni delle varie spiagge, cercando di capire qual è la spiaggia migliore in base al vento, la marea, alla pioggia, perché anche surfare con tanta pioggia e alla posizione della luna. Risultato della spirulina. Ci stiamo spostando su un altro spot in cui probabilmente si potrà surfare. Sta continuando a piovere. Siamo a Riba de Seia, che è un posto da Google Maps con le foto con il sole fantastico. Peccato che c'è la pioggia. Questa è la playa di Riba de Seia. Il parcheggio era pure buono perché era davanti alla spiaggia, quindi una figata. Con solo le docce, che tutto c'è. Ci muoviamo ora da qua fino a San Vincente la Barchera, piano piano piano, finché non troviamo il sole. Quando troviamo il sole ci fermiamo. Queste sono le strade che amo. Cielo si è schiarito perché abbiamo cambiato. Sì, guardate le persone quanto sono più felici. Oh, fantastico. Parcheggiati nel parcheggio della spiaggia di San Vincente della Barchera. Abbiamo pagato 2 euro per stare qui tutto il giorno, ma non ce ne frega perché stiamo sul prato, davanti alla spiaggia, e non avevamo voglia di perdere tempo a trovare il parcheggio in giro per il paese, che poi siamo nel paese, stai sul cemento, quindi meglio così. Meglio così, per 2 euro chi se ne frega. Siamo così felici del sole che abbiamo messo gli occhiali da sole, anche se forse non servirebbero, però. Abbiamo incontrato Beethoven, che mi ha sbavato tutto il vestito, però ne valeva la pena. Dai, sali qui, allora. Dai, dai. Ok, vado. Ok, dove erano qua? Più a destra! Aiuto! Il bottino. Siamo tornati al van, Sara sta preparando il pranzo, io mi sono messo un po' a pulire per terra. Puliamo sempre perché altrimenti il van diventa una pattumiera con le ruote. Guardate l'aspirapolvere, quanta sabbia si è incrostata. Direi che è il momento di lavare l'aspirapolvere. In realtà è il momento di sostituirla, perché questa aspirapolvere l'abbiamo comprata l'anno scorso e già stava iniziando a farci lecca, non carica più bene, non aspira più bene. Guardate che vista spettacolare, che colori. Eccoci, pronta la comida. Buon appetito. Sto ancora un po' male di stomaco da ieri sera, infatti stiamo mangiando il pollo. Se avessimo buttato per terra non andava bene, perché qui mica c'è un meloneto. Sarebbe una snaturalizzazione del paesaggio. Amore, grazie che l'hai tagliato. Amore, grazie che l'hai tagliato.
Se venite al nord della Spagna comprate i meloni bianchi, sono molto buoni. Sono ovunque, non sono in Spagna. Però qui sono molto buoni. Onde buone, entriamo in acqua. Non porto la GoPro perché sto male di pancia, quindi non ho tanta voglia. Ma ci vediamo dopo. Io voglio vedere in che episodio dirai ho finito. Ci vediamo dopo, ragazzi. Abbiamo surfato un po' perché le onde non erano un granché. Ora no, facevano proprio schifo. Esatto. Ora andiamo a comprare una cosa e poi andiamo allo spot per stasera. Cambio di programma, dovevo comprare la paraffina, che non è altro che l'antiscivolo per la tavola da surf, ma costa troppo, quindi col cavolo che lo compro mi arrangio, ci arrangiamo senza. Siamo tornati a fare il carico d'acqua in un posto in cui eravamo già stati. Perché certo, l'hanno ottimizzato. Vai, riempi. Guardate che posto. Laggiù ci sono le pecorelle, domani le vado a salutare. Guardate che posto. Ma guarda che roba qui. Momentaneamente ci siamo parcheggiati qua, quindi non di fronte alla vista, ma speriamo che queste due macchine se ne vanno, così noi ci mettiamo qua, perfetto. Oppure sarebbe stato sì, sarebbe stato meglio laggiù. Qui ci troviamo a destra di Comillas verso Santander. Dal parcheggio di sopra siamo venuti al parcheggio di sotto perché siamo soli, siamo più riparati dal vento per cucinare quello che dobbiamo cucinare, che sta lì, è pronto. Però guardate lo stesso che vista che abbiamo. Oggi Camillo offre un entrecotte da 700 grammi. Guardate che bisteccone. Ce la faremo a cucinare il bisteccone da 700 grammi sulla padella? Come stai di stomaco, Danilo? Non hai aggiornato più nessuno? Sto male. Però me ne frego e mangio. Ci siamo, ragazzi. Ora facciamo il taglio. E vediamo se viene il taglio da entrecotte. Ma... Oh, ragazzi, ma non ci credo. Siamo stati bravi. Ringraziamo Matteo che abbiamo incontrato i primi giorni perché ci ha fatto scoprire questo taglio di carne. Io metto qua, io metto qua. No, tu ti metti qua, io metto qui. No, la sede bagnata a te, la sede asciutta a me. Buonissimo, ragazzi. Che spettacolo, ragazzi. Mamma mia, che cena, che cena. L'unica cosa brutta di queste cene è che dopo c'è da pulire tutto. Tavolo, sedie. Guardate che vista che abbiamo dai portelloni del van. Questo a mio parere è lo spot più bello in cui abbiamo dormito. Abbiamo cenato presto e quindi avevamo la luce. È stato molto bello. Alla fine del viaggio faremo un video confronto tra il van trip dell'anno scorso e questo van trip. E ovviamente faremo anche un video riepilogo di tutte le spese, costi, perché Sara si sta annotando tutto.